E ora andiamo a Grosseto, dove Estra ha aperto un nuovo sportello. Estra ha aperto un nuovo store a Grosseto con l'intento di avvicinarsi sempre di più ai cittadini. Sì, noi abbiamo fatto questa apertura di questo store a Grosseto proprio perché il nostro, ormai da qualche anno, il nostro orientamento è quello di avvicinarsi ai cittadini e ai nostri clienti, sia quelli attuali che quelli potenziali. In un mondo dove, diciamo, ormai si viaggia quasi tutto su internet e sui nuovi sistemi di comunicazione, che peraltro noi utilizziamo moltissimo, ma la nostra offerta verso i clienti è anche un'offerta attraverso i canali tradizionali, ovviamente in uno stile tutto rinnovato, dove nei nostri store possono, i nostri clienti possono ovviamente non solo discutere, parlare o cercare di modificare o di trovare soluzioni personalizzate per i loro consumi, ma nei nostri store i nostri clienti possono trovare tante altre opportunità. Estra vuole essere la compagnia di bandiera anche di questo territorio. Siamo un'azienda di origine pubblica, guardiamo alla prossimità, questo servizio di prossimità che affermiamo anche con l'apertura di questo store, con un concetto moderno, disponibile, colloquiale, dove offriamo tutta una serie di informazioni consulenti, dove vediamo prodotti sulla mobilità elettrica come questa bici che ho di fianco o lampadine ad alta efficienza energetica. Ma sicuramente una società come Estra è collimante con quella che è la nostra mission governativa in tematica ambientale, di efficientamento energetico, di riduzione dei costi e di efficientamento dei servizi per i cittadini. L'apertura di un multi-store, sicuramente un multi-utility store, è una cosa che ci rinfranca, che ci gratifica, perché è un piccolo passo verso l'uscita dalla crisi congiunturale che ci sta avversando ormai dal 2008, quindi anche la creazione di ulteriori posti di lavoro, una presenza aggiuntiva nella direzione dello sviluppo tecnologico, della vicinanza cittadini, della territorialità e quindi anche della nostra italianità.